Incominciamo, chiedilo ai candidati, e in cui i vari candidati alle prossime elezioni regionali risponderanno alle domande che voi ci farete. Io sono Flavio Novara, sono candidato per Potere al Popolo nella circoscrizione di Modena e sono un tecnico dei processi produttivi e industrializzazione dei prodotti. E la prima domanda a cui dobbiamo rispondere è: perché Potere al Popolo è presente alle prossime elezioni regionali in Emilia-Romagna e cosa è diverso dagli altri partiti e movimenti? Ora credo che Potere al Popolo abbia un compito importante, che è quello di contrastare il progetto neoliberista che da anni in questo paese sta venendo avanti e in particolare che in questa regione sta trovando il culmine del suo spazio di sviluppo. Riteniamo che il Partito Democratico in questa regione rappresenti il vero e unico partito liberista reale di questa nazione. E quindi perché non partire proprio dalla regione Emilia-Romagna, un luogo che ha una storia politica particolare, importante e che vede in un progetto di sviluppo di questa regione un obiettivo ben preciso: rimanere agganciato ai mercati europei ed internazionali riguardo all'esportazione, vendendo a basso costo, alta capacità produttiva. Tutti i giorni assistiamo all'utilizzo di manodopera a basso costo. È tornato il lavoro sfruttato in Romagna e i lavoratori, quando rivendicano i propri diritti, ricevono forze dell'ordine che li cacciano. Da troppo tempo si è interrotta quella scala sociale che consentiva ai lavoratori di poter evolversi e migliorare le proprie capacità economiche. Oggi invece ci troviamo di fronte a una situazione in cui molto probabilmente i nostri figli saranno molto più poveri dei nostri genitori e non può essere legato solo essenzialmente alle variabili di produzione, che una volta che finiscono viene gettato come un vecchio macchinario. Questa è una delle motivazioni per cui il potere del popolo esiste e credo che solo dando spazio alla popolazione che anche nel progetto del Movimento 5 Stelle avevano visto una possibile rivoluzione e poi sono stati traditi, credo che noi possiamo rappresentare quella che può interrompere questo meccanismo. Non dimentichiamo poi la questione della malavita. In Emilia-Romagna c'è stato il primo processo serio al rapporto tra le organizzazioni malavitose e gli imprenditori, cosa che non ha avuto uno sviluppo come deve essere fatto, ma che ha evidenziato un meccanismo assolutamente da rimettere seriamente in discussione. Un altro aspetto importante di chiarificazione di questo progetto riguarda la proposta anche di questa regione dell'autonomia differenziata, cioè ovvero il progetto di autonomia regionale che si adegua e si allinea a quello che è proposto dalla Lega e anche in Veneto e in Lombardia. Cioè ovvero il progetto è quello di riuscire a realizzare e trasformare questo paese in un centro estremamente debole, è una forma di amministrazione regionale simile ai cantoni svizzeri. Questo riteniamo che sia estremamente pericoloso, sia per l'impoverimento all'interno della stessa nostra regione, ma anche perché questo creerà un ulteriore impoverimento del resto del paese. Il progetto di sviluppo in questa regione mira sempre di più a concentrare le ricchezze in poche persone, quindi una poca ridistribuzione della ricchezza a tutto il resto del paese. Noi riteniamo che questo debba essere interrotto. Qualcuno deve porsi il problema seriamente di riportare la politica ai livelli del riconoscimento dei ceti popolari e dei suoi diritti. Poi non possiamo meravigliarci se chi è insoddisfatto dalle politiche portate avanti dalla sinistra in questo paese, o pseudo-sinistra, che così si definisce, li ha portati progressivamente al proprio impoverimento, se dopo vota un'alternativa, che è quella di destra, che non significa abbandonare di fatto la nostra battaglia contro la Lega. Infatti noi da anni siamo schierati contro una ideologia di destra reazionaria, autarchica, chiusa all'interno del proprio paese in cui dice prima gli italiani, senza in realtà mettersi in discussione il sistema economico che sta regolando questa cosa. Per questo noi diciamo che votare il potere al popolo sia una possibile alternativa di una costruzione di una forza che rimette al centro i diritti dell'uomo e delle sue rivendicazioni per uno sviluppo sociale della propria famiglia e del proprio futuro. Io vi ricordo di scrivere i vostri commenti rispetto a questi video e di altri nostri candidati che gireranno in rete e siamo a disposizione per ulteriormente intervenire rispetto a questo progetto.